Allora, vediamo questi. Nella parrocchia non bisogna, non bisogna andare a Londra. Comunque si è successo che lavorano i canali energetici in modo più morbido per sviluppare proprio l'energia. Poi avete anche la spiegazione, cioè, riprendiamo bene la postura, rilassare tutto il corpo, riprendere la postura, gli altri. Legarsi con la terra e con il cielo, rilassare le spalle e il petto, le mani e le piedi. Concentrare la mente, lasciare andare il pensiero. Attivare il pensiero interno. Cominciamo col primo movimento, diciamo con le ripetizioni, lo sentiamo bene. È un movimento a sollevare le mani, svegliare il ciclo. Vi ricordo i punti su cui concentrarsi, il punto Yon Chuan del piede, che assorbe l'energia dalla terra, il punto Lao Gong della mano, che richiama anche qui l'energia dalla terra fino alla mano. Come creare un flusso dalla terra fino alla mano. Assorbire l'energia dalla terra, scorre attraverso i canali del corpo fino alle mani. Fermarci e facciamo tutta una sequenza, continuiamo, salire e aprire, aprire il petto, poi anche qui con il Lao Gong si ricongiunge, sempre il punto di Yon Chuan assorbe l'energia dalla terra, dalla mano, poi si collegano il Lao Gong, espansione, aprire il petto. Terra alle mani, adesso senza fermarci, continuiamo, sollevare le mani sulla testa, tenere la sfera, collegare i punti da dopo, poi mettere delicatamente a sinistra, disegnare l'arcobaleno. Tenere uniti i punti Lao Gong delle mani. Andiamo, continuiamo con separare le mani. Sulla terra. Separare.
prima sezione.